Ciao a tutti! La ricetta di oggi è un piatto leggero, fatto di pochi ingredienti, tanta fantasia e gusto. Melanzane gratinate facilissime. Venite con me! Per prima cosa ho lavato le melanzane, asciugato con carta da cucina e affettate a uno spessore di un centimetro. Se non amate l'amarezza delle melanzane, potete prima di cuocerle cospargerle con del sale e fargli scaricare un po' di acqua dell'ortaggio. Molto dipende anche dalla qualità della melanzana che andiamo ad usare. Una volta che ho tagliato le melanzane a uno spessore di un centimetro, le ho disposte su di una teglia ricoperta da carta da forno ed ho fatto un taglio laterale e in questo modo non si arricceranno in cottura. E gli ho dato una precottura a 180 gradi per 15 minuti. Intanto ho preparato i restanti ingredienti. Ho fatto scolare per un'oretta una mozzarella dall'acqua del suo siero, in questo modo non annacquerà la preparazione che andremo a fare. Poi l'ho tagliata a cubetti, regolandomi anche con la grandezza della melanzana stessa. Io metto la mozzarella, ma se volete potete anche sostituirla con della provola, del parmigiano grattugiato, della gorgonzola oppure quello che avete a disposizione dentro il frigorifero. Una volta che ho tagliato la mozzarella a cubetti, l'ho messa da parte e sono passata ai pomodorini ed ho fatto lo stesso, li ho tagliati a cubetti dopo averli lavati ed asciugati. Se volete sostenermi, lasciatemi un like condividendo questo video. Se non l'avete ancora fatto, cliccate segui per rimanere sempre aggiornati. Questa ed altre ricette potete trovarla nel mio blog. Poi in un mixer ho messo del pane tostato tagliato a pezzi. Se non lo avete potete anche mettere delle fette biscottate. Al pane ho aggiunto delle foglie di basilico fresco lavato e asciugato, uno spicchio d'aglio, dei capperi sotto sale che vanno sempre lavati e asciugati bene e per finire un po' di sale ed ho frullato il tutto fino a ottenere un composto fine non troppo tritato. Un grattato aromatizzato è un ottimo alleato in cucina, si conserva benissimo in frigorifero e può arricchire non solo le verdure ma anche la carne, il pesce e anche la pasta dopo averlo tostato un po' in padella. Il risultato è questo, non deve essere troppo tritato. Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti, ho spolverato le nostre melanzane con il pan grattato preparato. La mozzarella che ho precedentemente tagliato a cubetti, ma come ho detto prima potete mettere quello che volete, potete anche non metterla, e poi i pomodorini. Poi ho aggiustato di sale e di olio ed ho infornato in forno preriscaldato a 180 gradi per altri 15 minuti, 20 minuti. Poi ci regoliamo con il grado di cottura a nostro piacimento. E le nostre melanzane gratinate facilissime sono pronte. Buon appetito!